Che mi fa tenerezza, però non ti è piaciuto? Niente. Non ti ha fatto ridere? No, un po' di equilibrio. Cosa ho fatto? Dai. Non ti ha fatto ridere? Non mi ha fatto ridere. Quindi no. Giudizio pollice verso. Sì, direi qua di dietro, sì. Vediamo se c'è qualcuno. Però obiettivamente che caspita fa? Cioè, cos'è che ha fatto? In sintesi tu dici c'è poco succo? C'è il fuori, sì, ma il succo cosa ha fatto? Si è messa sopra di lei, cosa fa? Non ha fatto niente, io non capisco. Ormai affezionati, Manuel Bruttomesso. Ma il bianco ti dona tantissimo. Grazie cara. Ma sei un coniglio? No. Come no? Un rinconiglio. Un rinconiglio, perfetto rinconiglio, prego. Grazie. Si sieda. Manuel ha un sogno veramente molto bello, una sorta di factory alla Andy Warhol, dove però l'arte è quella appunto giullaresca, tra virgolette, non credo che si dica così. Niente. Perfetto. Tanti sacrifici che ci ha spiegato in questa clip. Allenamento dal parte di fisico. Io a Torino mi muovo in monociclo e il monociclo, già fare un'ora di monociclo al giorno ti mantiene buono l'equilibrio, buono il fisico ed è un bel esercizio. Questo per me è importante perché tutte le cose che riesco a memorizzare le posso sfruttare in un momento specifico. La volontaria che si chiama Angelina, per dire, quante possibilità ci sono. Ecco, io vado a cercare quella possibilità lì. Angelina, Angelina. Sono allenato un po' a controllare gli occhi, tipo, no? Ah, guarda, riesci, sei bravissimo. Vabbè, quindi ricapitoliamo e veniamo a noi. Vai! Grazie. Signore e signori, Manuel Bruttomesso! Piace molto alle ragazze questo gioco con le mazze. Piace anche all'altra gente perché è un gioco divertente. Signore e signori, questa è una mazza. Signora, è questa, eh? Ogni qualvolta che la mazza... C'è questa, signora. Passerà sotto la mia gamba... Questa? Voglio sentir da tutti quanti voi altri un forte olè. Facciamo una prova, attenzione. Olè! Bravi! Olè! Fantastici! Olè! Ho fregato! Provate ora a farmi l'olè di questo. Ancora più difficile. Provate ora, signore e signori, a farmi l'olè di questo. Ancora più difficile. Provate ora, signore e signori, a farmi l'olè di questo. Genio incompreso. Hai la faccia da giullare, anche il pannolone, hai tutto. Io volevo dire che ha sostanza, secondo me. Non è bravo. Lui è così, è nato proprio così. Per me è impossibile. È così. Ma sì, è divertentissimo. Ma sì, ma chi se ne frega, tu dici. A me non piace, completamente. Non mi piace perché non mi fa ridere. Non la fa ridere.